Contatto Sport, un programma in collaborazione con Meta Edilcom, Metallegno Italia, Soft Technology. Buonasera e ben ritrovati con il consueto appuntamento in diretta agli studi di Prima TV con Contatto Sport. Ci ritroviamo questa sera a dover commentare una sconfitta interna contro il Perugia, un 2-1 che è maturato soprattutto nella ripresa quando praticamente l'Avellino non è sceso in campo. Parleremo di questo, di tanto altro, guarderemo anche al futuro, alla trasferta di Trapani con il ritorno finalmente dopo 4 mesi di squalifica di Gigi Castaldo e ci soffermeremo anche sulla caterva di infortuni che sta colpendo la rosa dell'Avellino. Ne parleremo come sempre con i nostri ospiti in studio e con l'amico e collega Domenico Zappelli. Ciao Leonardo, buonasera, ben ritrovato a te, ben ritrovati ai nostri telespettatori. Purtroppo ci ritroviamo a commentare questa sconfitta interna che brucia, fa male, soprattutto per il modo in cui è arrivata. Infatti, come ha già sottolineato tu Leonardo, l'abbiamo fatto anche sabato, l'Avellino, un Avellino da due volti, bello e convincente nel primo tempo, assolutamente da censurare, invece l'atteggiamento avuto nella ripresa che ha permesso al Perugia appunto di superare in rimonta la squadra biancoverde. Ci ha ricordato un po' la partita dello scorso anno proprio contro il Perugia, quando gli Umbri riuscirono a recuperare nella ripresa, soprattutto negli ultimi 5 minuti. Cercheremo come sempre di trovare qualche aspetto per sorridere senza farci mancare il sorriso di Sara D'Agostino. Grazie, ben ritrovati, buonasera a tutti, buonasera ai nostri ospiti. Buonasera. Abbiamo qui con noi stasera Pasqualino Magliaro, buonasera giornalista, e Pasquale Visconti, preparatore portiere Ischia. Buonasera. Buonasera. Questi dunque i nostri ospiti di stasera, con loro andremo ad analizzare i diversi temi di questa puntata, però cominciamo come sempre andando a rivedere quello che è successo in campo tra Avellino e Perugia con la cronaca del match. Harakiri Avellino, gli Irpini non sanno più vincere, il Perugia in rimonta espugna il Partenio Lombardi per 1-2, mandando in bestia i tifosi biancoverdi. Una metamorfosi incredibile quella degli Irpini che dopo un buon primo tempo, giocato a ritmi elevati e trovando l'Eurogol di Gavazzi, si sciolgono come neve al sole nella ripresa, facendosi infilare da Di Carmine e Parigini. Un crollo fisico e mentale, non regge l'alibi dell'emergenza difensiva degli infortuni in corso di D'Angelo e Mokulu. Tessera conferma le anticipazioni della vigilia arretrando al centro Gidai. I lupi partono a razzo sfiorando subito al settimo il gol del vantaggio. D'Angelo apre per Trotta che in aria si libera degli avversari e sforna un assist d'oro a Mokulu che però incredibilmente sbaglia sotto misura. Un errore colossale per l'attaccante belga che si dispera. Il Perugia inizia a fare gioco, al 19° sfiora il pari con Del Prete che da buona posizione spreca, diagonale fuori misura. L'Avellino spinge, al 29° Mokulu fa tutto da solo, assist per Trotta che si vede rimpallare il tiro da Spinazzola. Al 34° l'opaco Insigne imbecca Mokulu in velocità, tiro nello specchio e deviazione di Rosati in corner. Dalla bandierina Insigne calcia al centro, Belmonte respinge di testa, ma Gavazzi dal limite raccoglie e con un siluro a volo realizza l'1-0. Un Eurogol che manda in visibilio il Partenio, gesto tecnico da apprezzare a ripetizione. Il Perugia prova a rispondere al 42° con Parigini che soffia palla a Gidai e serve Di Carmine, tiro sotto misura che si perde in auto. Solo applausi per l'Avellino nel primo tempo, ma nella ripresa accade l'imprevedibile.
Passano appena 3 minuti e gli Umbri pareggiano i conti. Sul cross di Della Rocca interviene Del Prete, Di Carmine correggia, in girata firma l'1-1. Difesa erpina in panne, Avellino che crolla psicologicamente. Fabinho ci prova dalla distanza, Frattali blocca, ma al 19esimo il Perugia compie il sorpasso. Azione tutta di prima, Di Carmine pesca il libero Parigini che da pochi metri non può sbagliare. La frittata è compiuta, difesa da brividi, con lo stesso Frattali non esente da colpe. Il Partenio ammutolisce. In precedenza Tessera aveva già esaurito le sostituzioni al 15esimo con Angelo Mokulu out. Gli Erpini hanno un ultimo sussulto nel finale all'89esimo quando il tiro di Trotta viene respinto di piede da Rosati, ma il Perugia in contropiede al 90esimo a sfiorare il tris con Parigini che disintegra la traversa da pochi passi. Piovono fischi sull'Avellino, i tifosi contestano. In vista di Trapani sarà ancora emergenza tra infortuni e squalifiche, ma dopo 4 mesi rientrerà Castaldo. Basterà il numero 10 per risollevare le sorti dell'amato lupo? Basterà Castaldo a risollevare le sorti dell'Avellino, ne parleremo più avanti. Ora Pasquale, facciamo un passo indietro. Abbiamo visto anche attraverso gli highlights quello che è successo sul campo. Ci stiamo chiedendo un po' tutti, neanche Tesser nel dopopartita è stato chiaro, ha saputo dare una spiegazione su questi due volti di questa partita. Un Avellino che nel primo tempo c'era in campo, poi nella ripresa praticamente non più. Sì, io sono d'accordo prima di tutto anche con l'analisi di Domenico, è un'analisi perfetta e non perché è bravissimo, non perché lo dico io, ma è bravo già da anni. Quello che dici tu sì, l'analisi l'ha fatta giusta lui, il primo tempo io ho visto la partita con un grande Avellino, il secondo tempo anche io sono rimasto un po' deluso perché l'Avellino aveva la partita in mano, è andata anche in vantaggio, poi si è fatto recuperare il secondo tempo subito e lì doveva reagire. Però tutto questo non c'è stato perché il Perugia è stato bravo dopo l'1-1 a continuare a pressare ed era convinto che poteva portare a casa un risultato. Pasqualino, invece voglio soffermarmi un po' sulla possibile spiegazione che ha dato Tesser, fra poco lo ascolteremo anche nuovamente, parlando della preparazione atletica, ha recitato il mea culpa, ma nello stesso momento però è stato un po' contraddittorio perché secondo noi c'è stato anche un crollo mentale dell'Avellino e non è la prima volta che accade, ogni qualvolta becchi gol la sensazione è che l'Avellino scompare dal campo, è così? Sì, esatto, Tesser è venuto in conferenza stampa in ritardo perché ha parlato con lo staff, col suo staff, perché diceva non mi spiego come c'è stato questo calo, 45 minuti più brutti dell'Avellino in questo campionato e Tesser ha detto qualcosina, forse abbiamo sbagliato. Naturalmente, come dici tu, non c'è solo un calo fisico, ma c'è anche molto di psicologico. L'Avellino quando prende gol non riesce a reagire, sembra fermo, ma non solo quando prende gol, anche quando le cose non sembrano andare bene, ci sono giocatori che sembrano impallati, fermi, qualcosa non va. Tesser dovrebbe dare qualche spiegazione in più che va oltre. In conferenza stampa ha parlato Dimitri Aschi alla vigilia di Perugia, ha parlato di un giocatore che praticamente dal punto di vista psicologico è un po' in difficoltà, non ha più la cattiveria che cercava Tesser. Sono cose un po' strane, Tesser dovrebbe spiegare qualcosa in più forse. Infatti quello che cerchiamo e cercheremo soprattutto questa sera anche noi attraverso soprattutto la tua esperienza Pasquale, perché al di là che sei tifoso ovviamente dell'Avellino, però sei un addetto ai lavori importante nello staff dell'Ischia, sempre a fianco di mister Bitetto, proprio a proposito di preparazione fisica, secondo te può esserci una metamorfosi così tra primo e secondo tempo? Sì, se c'è un calo atletico? No, secondo me ci può essere perché dipende anche da un po' da ritornando dai problemi anche di infortuni, che io so che l'Avellino ha un po' di infortuni e allora per recuperare anche in fretta determinati infortuni ci si arriva anche a questo, rischi anche di cali fisici durante la partita perché bisogna vedere, poi io non ci sono dentro, riesco a capire certo. I nostri problemi parlando col mister e con il nostro preparatore, come diceva lui sicuramente tra di loro si parleranno
e ci saranno giocatori che devono recuperare, due giorni non si allenano, gli ultimi due giorni si allenano e non è facile, portandolo avanti queste cose poi li paghi. Però come ho visto io, non è generale la cosa, perché c'è molta distrazione più in fase difensiva che in fase offensiva. Perché ti ripeto, a microfispedia abbiamo detto l'Avellino è il miglior attacco insieme al Cagliari, l'Avellino è la peggiore difesa insieme al Como. Cioè allora è un blocco unico, sia attacco, centrocampo e difesa, perché i gol non li prende solo la difesa. Però questi cali, penso, perché io poi non ci sono dentro, Domenico, penso che ci sono questi infortuni che ti portano ad avere questi cali, perché nessuno è a 100%, perché chi deve recuperare non si sa come si allena. I nostri per esempio si allenano due giorni e c'hai dietro qualcuno che ti può dare una mano, qualche giocatore che non sta giocando. Però quello che ho notato, la Pellina è anche sfortunata, sta avendo molti infortuni in fase difensiva. Cioè chi la mano, chi qualche problema leggendo agli adduttori, chi qualche problema fisico, cioè quello è il problema dell'Avellino. Però va risolto e c'è ancora tempo, perché se l'hanno capito adesso in questa partita col Perugia, che il secondo tempo è calato un po', perché vistosamente, perché il primo tempo è stato un buon Avellino, anzi ho visto veramente un Avellino, io sono da vedere due o tre volte, sia con l'Ascoli che ha vinto 3-0, ho visto un buon Avellino. Sia quell'altra partita che ha vinto, la penultima in casa, se non mi sbaglio, che ho visto, aiutatemi, dopo Ascoli con Latina, un buon Avellino. Cioè, ecco dove secondo me ci sono questi problemi. Bisogna vedere un po' dove fanno fatica anche questi giocatori che sono infortunati, che per farli recuperare presto a volte non si mettono al 100%. Noi non vogliamo buttare la croce addosso a nessuno, anche perché il momento purtroppo è delicato, però sembra ed è palese, anche le immagini, chiedo alla regia di mandare in onda le immagini dei gol subiti contro il Perugia dall'Avellino, non è la prima volta, Pasqualino, che ci sono delle responsabilità oggettive di un singolo, sì, ci sono delle difficoltà in un assetto difensivo, però anche in questa occasione contro il Perugia sono le lacune dei singoli che poi ti portano a subire il gol. Sì, purtroppo ci sono mancanze. Qui del Prete era totalmente solo, Gavazzi ha cercato di chiudere all'ultimo ma non c'è riuscito, e all'interno poi dell'area Di Carmine ha fatto gol facile. Questa è concentrazione. Sì, questo dicevo io, è concentrazione. Una questione di concentrazione, una questione di mano da tutte le parti, però in difesa c'è troppa distrazione, cioè dalla prima che lo stiamo dicendo, ma anche Tesser ci ha lavorato tantissimo sopra, ogni volta che è venuto in conferenza stampa lo ha detto, la difesa quest'anno non va, e credo che anche i cali di concentrazione a volte vanno anche da un punto di vista psicologico visti. Io nella partita di sabato ho visto Gidai che sembrava un difensore centrale rispetto agli altri nelle partite passate. Anche questo, scusi, questa è una palla morta, no? Se ci fate caso, l'Avellino ha preso dei gol che è mancanza proprio di concentrazione, non perché l'Avellino non gioca, anzi a me, diceva Domenico prima, a me l'Avellino mi piace più quest'anno come gioca a calcio, però subisce molti gol perché è più spregiudicata. Però questi due gol, se li andiamo a analizzare, il secondo gol è una palla persa, è un tiro sbagliato, lì bisogna seguire, essere concentrati. Quella è una palla morta. Quanta responsabilità ha il portiere sul secondo? Beh, lui è stato, io sai, non ho mai giudicato i portieri, li faccio, però vedi, lui è stato bravissimo a rimanere in piedi. È perché, però l'unica cosa che poteva fare, mi permetto di dirlo perché ho fatto questo loro, è ad attaccare la palla sul primo palo, di spingere, perché solo lì poteva passare la palla. Come ha calciato Parigini, secondo me, anzi lui è stato bravo a rimanere anche in piedi, perché tanti portieri vanno a terra. Invece lui che fa? Ha continuato la corsa incrociando, lì doveva secondo me fare un attacco della palla. C'è anche un errore di comunicazione con Nica? Può essere? No, che non credo, perché che c'è stato uno sbaglio di... Quello è un tiro sbagliato, ragazzi, quello, sì, è, un tiro, quello sbagliato. È un tiro sbagliato. Se credete, quello è un tiro sbagliato che sta andando la palla fuori. Però in quel momento bisogna essere più concentrati, più attenti e eviti il 2-1. E non so come finisce, è anche un po' sfortunato in queste cose l'Avellino, indipendentemente dalla mancanza di concentrazione e di quello che il secondo tempo non ha dato quello che poteva dare come il primo. Però qui sono gol proprio, si possono evitare secondo me.
Tra poco continueremo ad analizzare, io anche sabato mi sono soffermato anche su questa vedi, questo è un tiro sporco, vedi, una palla sì, che sta andando qua più. Vedi? Allora in questo caso lui è stato bravo a rimanere, vedi? A rimanere in piedi, l'unica cosa da fare però... Stiamo giudicando un portiere che ci sta dando tanto, sono due anni, ci ha dato più del 50% dei punti, infatti, che abbiamo è un buon portiere, un grosso portiere, lo sta dimostrando, e voi sapete che la nostra etichetta di portiere ad Avellino siamo stati sempre bravi, noi i portieri abbiamo di sempre bravi, lui lo sta dimostrando, non è una colpa, però lui anche lui ci penserà sicuramente fra tale, perché lo conosco, poteva fare qualcosa e lui lo saprà sicuramente in questa occasione. Ho detto, vedendo anche l'esultanza del Perugia, hanno imitato forse l'immobilità della difesa dell'Avellino, appunto parlando sempre di distrazione, in entrambi i gol c'è stato un po' ecco, di immobilità della retroguardia biancoverde. Abbiamo detto sin dall'inizio, ci siamo soffermati sulle dichiarazioni di Attilio Tesser nel post partita, andiamole ad ascoltare. Collaboratori prima per esaminare la partita e il momento di alcune situazioni che sono venute e si sono viste poi nel secondo tempo. Il presidente, la proprietà mi ha chiesto cosa ne pensavo, il perché di un calo fisico, questo è stato il tema conduttore, non c'ho nessun problema a dirlo, su delle richieste che mi ha fatto, perché hanno detto loro, io concordavo dopo aver visto per 45 minuti un buon Avellino, decisamente un buon Avellino che era avanti meritatamente e ha avuto anche due o tre occasioni per raddoppiare concedendo molto poco. Abbiamo preso gol all'inizio del secondo tempo, da lì c'è stato un crollo secondo me un po' mentale e sicuramente anche una parte fisica che ha condizionato poi tutto il resto del secondo tempo. Noi siamo questi, abbiamo le nostre caratteristiche ben precise e per rendere al meglio dobbiamo stare bene. Questo oggi l'abbiamo fatto, siamo stati meno bene. L'unica cosa sincera che faccio notare, che io parlo con grande onestà di preparazione fisica, cioè di condizione fisica, non di preparazione, che quello che è inspiegabile è come passi da un primo tempo molto buono, perché bisogna essere onesti e poi dire anche questo, come io dico quell'altro, l'altra cosa negativa, perché le tre palle gol nitide, oltre il gol è concesso poco a loro, e abbiamo preso il terzo minuto, non c'è motivo che si vada in difficoltà dopo aver fatto 15 minuti di riposo, può succedere al ventesimo del secondo tempo a dire no, e poi lì abbiamo un po' mollato e abbiamo fatto fatica poi a gestirlo, a stare in campo bene. Secondo me ha giocato pressa poco uguale, è stata proprio la metamorfosi proprio del mio Perugia, che nel secondo tempo è entrata con una carica agonistica e di qualità veramente importante, e andava a caccia delle seconde palle, ha giocato con palla a terra con una grande velocità e loro trovavamo difficoltà a coprire gli esterni, noi abbiamo fatto la partita sugli esterni oggi, e invece nel primo tempo siamo stati un po' leziosi, però tutto sommato non ci aveva messo in grande difficoltà neanche il primo tempo, è stato un grande eurogol di Gavazzi. E ho detto il secondo tempo di fare quello che avevamo provato in allenamento, di cercare di fare la velocità, poi l'hanno fatto e abbiamo avuto questa vittoria meritata, perché poi abbiamo avuto altre situazioni per fare il 3-1. Abbiamo due terzini che spingono molto, accompagnati dalle mezzale a supporto e dagli esterni che vengono dentro, lì secondo me è stata la partita oggi e sono stati bravi a sfruttare questo, perché coprire sistematicamente le due fasce non è facile, poi questi cambi repentini come abbiamo fatto da terzino a terzino era difficile, quindi come è stata preparata e è stata svolta, sono stato molto contento su questo. Queste le dichiarazioni raccolte a fine gara, Pasquale, con te avevo già discusso appunto su questa intervista a Tesser, poi sai, preso un po' anche dal fatto che eravamo a caldo, non mi sono soffermato su determinati aspetti, però adesso sentendole a freddo dopo due giorni, secondo me io vedo un allenatore completamente in confusione, perché prima mi parla di un crollo dal punto di vista mentale, poi mi parla di un crollo atletico, però nello stesso momento dice
come ti avevo giustamente chiesto, è mai possibile se hai un calo atletico, ce l'hai tra primo e secondo tempo? È abbastanza spiegabile. Allora, io siccome mi sono segnato alcune cose che tu giustamente hai detto, dice quando i calciatori non sono, non tutti i calciatori sono al 100%, è facile che hai questo crollo. Aggiungo io alla tua analisi il fatto che quest'anno, a differenza degli anni passati, come hai sottolineato anche tu, è un Avellino maggiormente propositivo, del resto sì, appunto siamo tra i migliori attacchi dell'intera categoria. Questo però ti comporta, secondo me, questa è una mia analisi, un dispendio di energie notevole, soprattutto nelle prime fasi della partita. Allora a questo punto, siccome tu hai in rosa calciatori che potrebbero essere impiegati e non vengono impiegati, secondo me, e questo è il grande punto interrogativo in questo momento che Tesser dovrà sciogliere, perché non è che adesso farai giocare Petricciolo o eventualmente Nitraschi perché praticamente stai senza difesa, dovevi pensarci prima, preparare prima determinati calciatori. Quello che io avevo detto, se non vado errato, dopo la partita con l'Ascoli, eri riuscito a trovare un centrocampo equilibrato con Gidai, Gavazzi e Arini, proprio nel momento migliore dovevi sfruttarlo per cercare di dare la possibilità anche a qualche altro calciatore di cambiare qualcosa. Infatti lì non si è sbagliato niente, non abbiamo preso neanche gol quella partita, era una squadra ben messa in campo, se non vado errato. Sì. Fu un primo tempo, l'Ascoli ha creato qualcosina nei primi 20 minuti, prima 25 mezz'ora. Minuti, prima mezz'ora, e poi dopo tutto Avellino. Però ritornando alla tua analisi, voi vivete più da vicino, la vivete di più sicuramente di me, perché io sono fuori. Però ti dicevo, se non stai dentro non puoi dire determinate cose, perché non sai come... Io sono di quel parere lì. Sicuramente ci sono dei problemi, che qualcuno è venuto fisicamente, perché tramite infortuni non è al 100%. Solo quello posso capire il problema dell'Avellino in difesa, perché si pigliano tanti gol. Perché io, leggendo un po' la cronaca e sentendo un po' in giro sui giornali, dalle vostre emittenti quando vengo a casa, cioè vedo che ci sono molti problemi, anche oggi ho letto il giornale, 4-5 infortunati. Ci torneremo posso, tra poco, ma lo posso, no, lo posso, li posso anche capire, posso anche capire lo staff che, cioè, se hanno questi problemi, mettere una squadra in campo per 3 o 4, 5 domeniche, sempre la stessa, non è facile anche per loro. Però ti dicevo, se non ci sei dentro non ti posso dare di spiegazioni. So, leggendo e ascoltando voi dalle vostre emittenti, che ci sono questi problemi. Però anche loro come fanno? La difesa è sempre da inventare, come, se non mi sbaglio, no? La difesa è sempre da inventare quasi ogni domenica. Mi ricordo, ripeto, non voglio essere ripetuti, con l'Ascoli, entrò Rea e subito si è infortunato di nuovo. Cioè, sono anche questi problemi che attanaglia un po' l'Avellino, sfortunata pure. Questo, tra l'altro, scusami, squadra, perché l'Avellino gioca, l'Avellino è una buona squadra, per me l'Avellino è una buona squadra, costruita bene. Però può darsi che sono quelle annate che lo sanno, perché lo sanno tutti. Sono delle annate che ti va tutto bene, e ci sono quelle annate altalenanti che con una buona squadra, con un buon gioco, stai avendo questi problemi. Allora bisogna piano piano uscirne, perché c'è molto tempo, la Serie B la conosciamo, guardando anche la classifica, 20 punti è il Trapani, se non mi sbaglio, 15 punti è la Salernitana, cioè è cortissima, e bisogna trovare un po' di fortuna su queste cose qui. Io dico che nell'Avellino, se riesce a mettere tutti insieme la squadra, anche con l'avvento, cioè con finalmente Gigi Castaldo, che anche lì abbiamo fatto 24 gol anche con Gigi Castaldo, sì, ci dà una mano in più, faremo ancora più gol sicuramente con Gigi Castaldo, però il problema dobbiamo risolverlo in mezzo e dietro. Ti ripeto, non so come sono le cose, però sono pure sfortunati che stanno avendo questi molti problemi da inventare la difesa ogni domenica.
E su questi problemi ci torneremo fra poco, anche perché Leonardo ha preparato una grafica che la dice davvero lunga su questa situazione degli infortuni. Purtroppo più che una grafica è un bollettino di guerra, ma lo vedremo nella seconda parte di Contatto Sport. Ora pubblicità. Rieccoci in studio con la seconda parte di Contatto Sport. Come annunciato, andiamo ad analizzare nel dettaglio l'ecatombe, possiamo definirla così, di infortuni che sta colpendo l'Avellino attraverso una grafica. In questa grafica ci sono solo gli infortuni muscolari, non abbiamo inserito gli altri infortuni. Visconti con il metacarpo della mano sinistra, tra l'altro sarà operato domani a Villa Stewart, Zito che ha avuto un problema alla spalla. In questa grafica ci sono soltanto gli infortuni muscolari che hanno colpito i calciatori dell'Avellino da inizio stagione. Biraschi, lesione del flessore, dovrà stare fermo almeno 5 giornate, contando già quelle che ha saltato. Liggi, risentimento muscolare all'adduttore, dovrà stare fuori dalle 5 alle 7 giornate. Rea, che ha avuto la ricaduta, più di un infortunio muscolare, quindi in stagione. Infiammazione del quadricipite, poi sovraccarico al retto femorale. In totale ha saltato per il momento 7 partite. Nica, per lui un affaticamento muscolare che gli ha fatto saltare 3 partite. Gavazzi, infortunio, ricorderete, a Cagliari al bicipite femorale, 5 giornate fuori. D'Angelo, anche per lui un affaticamento muscolare, in totale ha saltato fino ad ora 4 giornate. Arini, affaticamento agli adduttori. Arini è da inizio del campionato che sta patendo questi problemi agli adduttori, per fortuna finora è riuscito sempre a scendere in campo. Abbiamo messo una per rappresentanza, una giornata fuori. Insigne, dal report di proprio fresco di questo pomeriggio dopo l'allenamento di quest'oggi, risentimento muscolare al polpaccio, 2 giornate fuori. Ciccio Tavano, ricorderete, si è infortunato nella partita di Terni, 3 giornate fuori. Però in questo caso, Domenico, come dicevamo prima, i primi sentori erano molto più allarmistici, per fortuna poi si è ridimensionato il tutto ed è stato fuori solo 3 giornate ed è tornato in campo proprio contro il Perugia. Contro il Perugia si è infortunato in ordine di tempo l'ultimissimo infortunio muscolare, Benjamin Mokulu, trauma distorsivo all'adduttore, dovrà stare fermo almeno 10 giorni, quindi salterà almeno 2 partite. Pasqualino, questo è il quadro drammatico della situazione. Ora noi vogliamo andare a capire di chi sono le responsabilità per questi infortuni. Questo da parte mia è difficile dirlo, una colpa di certo non posso darla. Posso dire che il mister aveva ragione quando parlava del fatto di far giocare i giocatori appesantiti già con qualche difficoltà. Tesser ha messo in campo Biraschi con un infortunio alla gamba sinistra, se l'è ritrovato al termine dei 90 minuti infortunato alla gamba destra. Ci sono giocatori con un minutaggio altissimo, Arini, Visconti, è naturale che se continuano a giocare rischiano, ci dovrebbe essere qualcuno che gli fa tirare il fiato. Infortuni che sono venuti, ricadute come Ligi, come Rea, come Biraschi, appena detto, accumulano questo, ma Tesser delle volte ha gli uomini contati e quindi non può fare a meno di schierarli. Ecco, io vorrei sgombrare un po' il campo anche da illazioni o possibili incomprensioni, perché appunto vedendo questo quadro abbastanza drammatico degli infortuni muscolari, sono solitamente due le considerazioni che uno fa. Dice, la prima, ok, potrebbe essere la sfortuna, ma non è solo sfortuna. E soprattutto le considerazioni tecniche che si fanno dagli addetti ai lavori, Pasquale, aiutami anche tu, sono due.
o è sbagliato la preparazione atletica, o non c'è, o anche, o c'è qualche difficoltà anche con lo staff medico. Allora, io soprattutto sulla seconda possibilità vorrei escluderla a priori. E perché? Perché al di là della competenza, della professionalità dello staff medico dell'Avellino, oltre ai dottori e ai massaggiatori, io ricordo e vedo soprattutto che anche per esempio quando hai parlato di Tavano, solo 3 giornate fuori, dico solo tra virgolette perché è rientrato addirittura una settimana prima, questo significa che l'Avellino, quando ci sono questi tipi di infortuni, usufruisce di una convenzione con un centro specializzato, parliamo di Villa Stewart a Roma, che è il maggiore centro specializzato a livello sportivo in Italia, parliamo di un'eccellenza assoluta, dove tutti i calciatori di Serie A, Serie B, Lega Pro e non solo, di tutti gli sport vanno a curarsi a Villa Stewart a Roma. A questo punto, Pasquale, l'ultima considerazione, l'ultima cosa che ci esce è sbagliato la preparazione fisica, atletica. Non ti posso aiutare, Domenico, su questa analisi non ti posso aiutare perché non ti posso dire la preparazione dei portieri, quello te la posso dare. Ok, allora facciamo ti posso dare quella spiegazione là. Non voglio metterti in difficoltà. No, ma non vado in difficoltà, però... perché veramente non posso aiutarti perché non sto dentro. Ti posso dire i nostri problemi, se ci sono, però in questo momento ti posso dire di frattali, cioè quello ti posso dire la preparazione dei portieri, perché io faccio quello tipo di preparazione. E vedendo Frattali... Speriamo che almeno Frattali non... No, perché ci mancherebbe. Sui portieri chiedimi quello che vuoi, ma a livello fisico non te lo... Veramente, se no te lo direi, perché bene o male a volte mi confronto con il mio preparatore per quanto riguarda quello che posso far fare anche al mio portiere, perché ci parliamo, quello è sicuramente il dialogo ed è importante, anche se ho la mia preparazione personale per i portieri, però vado a parlare col preparatore, se mi può dare una mano perché sono bravi. Su queste cose qui non ti posso dare una risposta perché non ci sono e non posso dirti niente. Sicuramente io la ritengo come sfortuna, come ti dicevo prima. C'è anche un po' di sfortuna. Certo, no, ma anche io in tal senso voglio fare una precisazione, perché non è che in questo momento io me la sto prendendo col preparatore atletico dell'Avellino, che personalmente non conosco neanche, parliamo del professor Tito, mi sono arrivate delle voci, c'erano state delle incomprensioni in passato anche quando era il preparatore del Modena con Novellino. Al di là di questo chiacchiericcio, io voglio focalizzarmi non sulle singole persone, ma più in generale sulla gestione di tutto lo staff tecnico. Perché? Perché l'avevo sottolineato già qualche settimana fa, senza questa grafica, senza gli ulteriori infortuni che ci sono stati. A me non è piaciuto come sono stati gestiti i 3 difensori centrali, ovvero Rea, Liggi e Biraschi, perché per Rea, come ripresenta anche tu al Partenio Lombardi, Rea sapevamo che aveva già subito un infortunio muscolare, stava per rientrare e guarda caso te lo ritrovi titolare e lì avevi anche, non eri in emergenza, potevi tranquillamente schierare altri calciatori. Rea dopo 15 minuti, 20 minuti si fa male e ancora deve rientrare perché presumibilmente non lo vedremo neanche a Trapani, questa è un'altra indiscrezione. Liggi 2 settimane dopo accade lo stesso, in settimana si fa male, un affaticamento muscolare, Liggi viene proposto a Pescara, a Pescara e Biraschi, non ricordo bene la partita, dopo 20 minuti fatto sta che anche Liggi, altro guaio muscolare importante, altre 3-4 settimane per poter recuperare. Non contento, accade lo stesso anche con Biraschi. Allora, secondo me, qui ci sono delle responsabilità precise e sono di tutto lo staff tecnico, in particolar modo dell'allenatore Tesser. Perché? Perché quando comunque ti ritrovi in rosa determinati calciatori, perché non utilizzarli? E questo è il grande punto interrogativo che Tesser ancora non è riuscito a sciogliere, perché si è soffermato in questi giorni sulle posizioni. Pasqualino, aiutami anche tu, perché eravamo insieme in conferenza stampa venerdì, Tesser aveva parlato anche di Nitriaschi,
qualche sollecitazione di vedere Nitriaschi come possibile centrale. Tesserra ha azzerato assolutamente questa possibilità. Poi ti capitano gli infortuni di Visconti, la squalifica di Nica che ci sarà a Trapani, magicamente ritorna il nome di Petricciolo. Petricciolo che fino adesso, chi l'ha visto? Con Nica che era anche affaticato muscolarmente durante la settimana, e quindi col Perugia in casa un'occasione per far giocare la prima partita al giovane biancoverde. Purtroppo Tesser ha ancora una volta optato per quella difesa che, per l'amor di Dio, non è che prima della partita si può sapere come vada, però come dici giustamente tu, provare il ragazzo in casa con la possibilità di fargli fare la prima esperienza e non come accadrà adesso a Trapani, è costretto a metterlo in campo Petricciolo. Dal punto di vista psicologico penso che il ragazzo sono due cose diverse, insomma, per scelta e per necessità. Ecco Pasquale, se andiamo a vedere, molto spesso Domenico parlava giustamente di chiacchiericcio. In questo chiacchiericcio io ci metto anche altre voci che ho sentito, della serie i calciatori si fanno male perché sono vecchi, della serie Rea è vecchio, Tavano è vecchio. Però se andiamo a vedere effettivamente l'età dei calciatori che si fanno male, tra vecchi sempre tra virgolette, ci sono solo Rea e Tavano. No, quello sono, come hai detto, sono chiacchiere da bar, perché per me il vecchio, cioè la parola già vecchio è brutta per un calciatore, perché vediamo anche Totti che ha 40 anni e ancora che gioca ancora a calcio, è come io ho smesso a 42 anni, pensa un po'. Per i portieri è diverso. Vabbè, però vivere, però grazie. Però, scherzo, però allenarti sempre e non avere infortuni e stare sempre lì non è facile. Però io dico che, ti ho detto, secondo me togliamo il vecchio di mezzo. Per quanto mi riguarda, io personalmente, quando facevo questo tipo di attività, di vita, quando giocavo, curavo molto l'alimentazione, curavo molto la vita privata, curavo tante di quelle cose. Adesso vuoi dare, cioè noi siamo qui semmai oggi perché le cose vanno in un certo modo, puntiamo il fucile contro lo staff, non è così, perché io faccio quel lavoro lì e so, sto dentro e so che significa il lavoro che è. A volte bisogna vedere anche aprirsi, perché lo staff medico, lo staff tecnico è una cosa insieme. Per quanto ci riguarda e quanto mi riguarda, quando noi lavoriamo con lo staff medico, siamo un'unica cosa, siamo un anello, e allora andiamo d'accordo su tutto, quando farlo giocare, il tempo di farlo allenare, se è pronto, se si può rischiare. Questa è la cosa in tutte le squadre di calcio, secondo me, in tutto il mondo, se si parla così. Io sono del parere, l'ho detto, ti ripeto, è solo oggi. Tu mi hai fatto vedere una tabella, ti ripeto, io non lo so perché non sto dentro. Secondo me è solo oggi, sono convintissimo di quello che tu lo sai, sono il primo tifoso. È solo questione di sfortuna. È un'annata, quelle annate che oggi sta capitando all'Avellino, che speriamo che finisce presto, perché poi diranno, ma quello si tira i piedi, quello sta lì, perché le so le avellinese, no, li conosco. Io dico che è un'annata. L'annata che ti va bene, che stai vincendo il campionato, l'annata che ti salvi, è l'annata che devi soffrire per salvarti. Ma è la verità. Anche se sai, hai una buona squadra, perché l'Avellino è una buona squadra. L'Avellino non è da quella posizione. È appunto, allora, Pasquale... È un momento che bisogna... Scusa, dalla vostra emittente, perché vi seguo sempre. Se ne sta sempre quelli che avete dato sempre positività. Certo. Ma tutti, non solo voi. Allora bisogna in questo momento stringerci, anche fai bene a parlarne di questo, Pasquale, di che parliamo? Ci sono questi problemi e li dobbiamo affrontare, perché voi fate bene a affrontarli, ci mancherebbe, perché volete il bene dell'Avellino, però sicuramente c'è un momento di sfortuna su questi problemi, perché la squadra c'è, e ce l'abbiamo parlato anche prima, la squadra c'è, secondo me poi lo staff c'è, perché la squadra gioca. E ti ripeto, non togliendo a Massimo, perché è un grande allenatore, lo sta dimostrando, però gioca meglio oggi, quest'anno, che l'anno scorso. Erano diversi i giocatori, era diversa la difesa, se non mi sbaglio erano giocatori più tipo Pisacane, tipo Eli, gente che
però questi sono buoni giocatori, sono ottimi giocatori, sono delle scelte, in questi sono giocatori, perché oggi noi abbiamo sempre quel vizio di dire ma noi, poi questi giocatori andranno in Serie A, ma quello da noi non ha fatto bene, vedi Nocerino, vedi Ravanelli. Questo per fortuna apparteneva al passato, perché al passato. Negli ultimi anni grazie a Avellino abbiamo giocatori che vedi sono Zappacosta, vedi Izzo, sono scelte oculate e fatte da gente che non lo sto qui a dire, Enzo lo conosco, il presidente lo conosco, Massimiliano lo conosco, hanno fatto sempre delle buone scelte, sempre, sia di allenatori sia di calciatori, ma non perché sto qua di spatoli, no, è così, è la verità, è un momento di sfortuna, speriamo che finisce presto, può darsi che arriva Natale, tra virgolette, dopo Natale, dopo la sosta, non so quanto c'è la sosta di Serie B, a noi è Natale, 27 dicembre, può darsi che recuperiamo tutto e faremo un rush con Castaldo dentro. Faremo un rush importante, perché la classifica è corta, come diceva anche lui. Però Pasquale, siccome ho seguito con molta attenzione la tua analisi, io proprio lì ti volevo portare, perché ovviamente dispiace anche a noi, siamo i primi tifosi dell'Avellino, anche prendercela eventualmente con Tizio, con Caio, con Sempronio, però in un momento ovvio, questo l'abbiamo l'avete sempre detto a me e a me personalmente, ma anche a Leonardo un po' in generale, prima TV, a Contatto Sport, il gossip, tutte queste cose qui non ci interessano assolutamente. Poi bisogna parlare, però cose... è normale che in un momento che non è facile, è un momento difficile, devi quantomeno cercare di discuterne. Allora io per questo ti chiedevo dici a me che avevo 17 punti, ci hanno tolto 4, siamo a 13 e dobbiamo rincorrere per salvarci, i ragazzi hanno fatto 17 punti, oggi ne abbiamo 13 e stiamo rincorrendo per fare un altro miracolo, pensa, lo dici a me che c'ho anche io, lo sappiamo anche noi un po' di problemi, lo sappiamo bene Pasquale. Quando tu dici il fatto la squadra c'è, è un po' questo reframe che io sento non solo da Pasquale Visconti, ma sento un po' da tutti gli addetti ai lavori della Serie B, perché arriva Somma e mi dice secondo me l'Avellino è una squadra da vertice, io posso discutere da tifoso obiettivo e dico secondo me non è da primo o da secondo posto, ma può essere una squadra che può lottare eventualmente per i playoff. Allora, se tu hai queste caratteristiche, come mai in questo momento stai avendo delle difficoltà? Allora, se la squadra è stata costruita in un certo modo, automaticamente togli eventualmente le responsabilità della società. Se però la squadra c'è e non riesce a giocare, da qualche parte le devi andare a prendere queste responsabilità. Poi mi dirai, ok, l'allenatore è un allenatore esperto, è un signore, su questo non ci piove assolutamente, però c'è qualche punto interrogativo. Ma perché secondo te, ho detto Domenico, secondo me anche se eravamo partiti con Rea, no? Rea doveva essere il nostro pilastro di difesa, non mi sbaglio, è stato acquistato per questo, no? E poi ha avuto questi problemi, purtroppo, e non lo vediamo da molto tempo. Può darsi che l'allenatore aveva costruito una squadra con determinati giocatori e poi si è visto questo mosaico spostato. Perché non si è dico sì, spostare vero, tanti vero, nomi, specialmente in difesa, spostare tanti nomi. Non è facile a voler trovare un affiatamento. Il problema non è neanche dei singoli, perché se andiamo a vedere i singoli, io sinceramente ho riscontrato delle difficoltà già nel precampionato sugli esterni e non per quanto riguarda il settore centrale. Difesa, perché nel settore centrale hai comunque un certo Rea che ha sempre fatto bene ovunque è andato. Infatti. Qualcuno potrà discutere, sì, l'anno scorso il retrocesso col Varese, ma anche Eli 2 anni fa col Varese non è che aveva ottenuto questi grandi risultati, non è che era salito in Serie A. La stessa cosa Pisacane, la stessa cosa Chiosa, cioè parliamo comunque da un punto di vista di curriculum, non sono arrivati i giocatori ad Avellino negli anni precedenti che non avevano fatto grandi questi salti mortali, li hanno fatti con l'Avellino. È vero, anche lo stesso Zappacosta. Invece quest'anno vedo calciatori che se andiamo a prendere il curriculum su internet o da qualsiasi altra parte, sono giocatori che comunque hanno una certa quella esperienza. Che ti dicevo io, scusa. Ascolta. E non sono solamente 11, ce n'hai anche altri. In panchina, puntualmente, hai giocatori che vanno in tribuna nonostante l'emergenza. Allora per questo io inizio ad interrogarmi un po' sulla gestione dello spogliatoio, perché in tal senso anche abbiamo fatto un nome di un singolo, Petricciolo,
Io gli anni ripassati, per quanto non poteva giocare eventualmente Tizio, lo conosco, Caio, perché stava persa, lo conosco. Difficilmente arrivavano spifferi dallo spogliatoio. Io quest'anno ho già ascoltato diversi spifferi e non sono spifferi riferiti al gossip, sono spifferi ufficiali, perché lo stesso Petricciolo sul suo social network, sulla sua pagina Facebook, si è lamentato abbondantemente del mancato utilizzo. C'è stato Tutino che ha fatto la stessa cosa. E allora, sai, queste piccole cose poi alla lunga, secondo me, possono dar fastidio, possono minare un po' la serenità dello spogliatoio, soprattutto nel momento in cui non arrivano i risultati. Però da me queste cose qui devi interpellare persone addette ai lavori, cioè noi non ti possiamo dire, che ti possiamo dire? Cioè, credo, scusami, sì, se ti interrompo. Credo che qualcosa dall'estate, dal mercato estivo, ci dica adesso l'Avellino, nel senso che Tesserra è un allenatore che gioca con la sua squadra all'attacco, quindi a mio avviso si deve curare più la difesa che l'attacco. Un allenatore che fa giocare bene la squadra in attacco ha bisogno sì di interpreti validi, però i difensori sono molto importanti. Se tu c'hai di giocatori come Eli, come Bittante, come Pisacane, che vanno in Serie A o insomma o quasi, gioca in Serie A o quasi, devi costruire una squadra più forte. Può sembrare una stupidaggine, ma non sono arrivati ancora gol dalla retroguardia quest'anno, sono arrivati solo 2 assist se non sbaglio, cioè la squadra sembra fragile in difesa da ogni punto di vista, non ha attenuanti indietro, quindi anche un po' la costruzione data alla fine in mano a Tesserra sembra un poco scricchiolare. Ad oggi. È una statistica questa da non sottovalutare, anche sempre per non voler fare paragoni con il passato, ma noi facciamo sempre riferimento ai numeri. Quello che diceva Pasqualino è giustissimo, anche dal centrocampo. Arini si è un po' svegliato in zona gol quest'anno, Gavazzi ha segnato solo il suo secondo gol alla luce anche dei problemi muscolari, tornando sempre alla solita questione che ha avuto, mancano un po' i gol, nonostante l'Avellino sia il secondo miglior attacco del campionato, manca un po' di amalgama, diciamo, anche in fase offensiva per quanto riguarda gli altri reparti che non siano che non sia l'attacco. Sara, leggiamo due messaggi dei nostri amici da casa. Antonio Giannattasio, buonasera a tutti. Secondo me Tesserra non sa dare grinta alla squadra, manca la cattiveria avuta negli scorsi anni, che vinceva con il cuore anche non avendo fenomeni. Adolfo Spiniello, raccogli le tue forze e rialzati. Fai tesoro di ogni briciola di grinta che ti resta e usala per andare. Non fermarti a metà strada, non c'è tempo da perdere, non c'è un secondo da sprecare. Avanti Lupi, avanti Avellino. Ecco, Pasquale. Il nostro Antonio Giannattasio ha centrato un altro problema, sì. Diciamo sempre tra virgolette, che stiamo analizzando da inizio dell'anno, che diversi tifosi diversa. Anche nell'altra trasmissione che facciamo ci evidenziano proprio questa mancanza, sembra proprio che l'Avellino non abbia la cattiveria. È una squadra diversa, è costruita diversa, quello che diceva il tifoso, come diceva lui Zappacoste, i Pisacane, era gente diversa, era gente che venivano da campionati, come diceva Domenico, da campionati di Lega Pro, Pisacane, gente che ha fatto, questi qua sono giocatori che hanno fatto la categoria, come dice lui, di bene, però hanno un altro tipo di temperamento. Il Pisacane si vedeva che, capito, non è che non ce l'hanno loro, ci mancherebbe, perché poi dipende anche dal contesto in cui ti trovi, però Avellino te lo porta da solo la cattiveria, tra parentesi, in campo con quella gente, con il pubblico, cioè viene da solo, dentro un giocatore mettere quella maglia addosso ti viene da solo quella cattiveria agonistica. Non penso che vedendo tutta quella gente che fa più di altre squadre di Serie A e di Serie B, il pubblico è Favellino, non penso che un giocatore che va in campo non c'ha quella stessa cattiveria, quello stesso temperamento. Secondo me è una squadra diversa, uomini diversi dall'anno scorso a quest'anno. Poi mi puoi dire anche, dipende chi li gestisce, chi li comanda, chi li allena, no? Perché secondo me giocare in questo posto viene da solo, il temperamento ti viene da solo. Se non ce l'hai, te lo fanno venire. Pasqualino. È giusto quello che dice il mister, però eppure sembra che determinati giocatori vadano in confusione.
vadano in confusione, siano fermi. Mica il secondo tempo contro il Perugia sembrava di pietra in alcuni frangenti. Nitriaschi, lo stesso Tessera ha detto che Nitriaschi sta in una difficoltà psicologica attuale che non gli permette di essere impiegato. Noi non sappiamo che cosa succede, come diceva in Serie B, all'interno dello spogliatoio, però uno che gioca in B e fa il calciatore, problemi psicologici secondo me non esistono, solo secondo me sono solo problemi oltre. Gli manca la serenità, disse Tessera. Secondo me sono oltre a quelli del calcio, non posso pensare che sia un problema di un calciatore, non credo che i problemi psicologici in campo per giocare una partita, non credo a questo. Cioè io dico questo c'era stato anche un intervento del presidente Tacuna, ad onor del vero c'erano effettivamente dei problemi che riguardavano dei problemi personali che riguardavano Nitriaschi, però anche lì caro Pasquale c'è qualcosa che non mi convince perché tu non puoi partire con l'idea a inizio campionato Nitriaschi è il tuo titolare fisso, inamovibile sull'out di destro, poi ti fa qualche prestazione non eccellente, esci fuori con questo problema e poi lo butti completamente nel dimenticatoio. Se tu già c'hai questi problemi, perché se io ho problemi e poi lo metti in campo, secondo me lo devasti. Quando ognuno di noi fa questo in qualsiasi lavoro e va a lavorare, io vado a lavorare, domani vado a fare allenamento, io prendo i miei problemi, la scheda la metto da parte, lavoro perché devo allenare dei portieri, poi stacco, finisco, riprendo la mia scheda con i miei problemi e cerco di risolverli, però non pensi che uno va in campo e si porti i problemi, non credo, cioè un giocatore che gioca in B, qualsiasi atleta in Serie A, in Serie B, i soldi che si guadagnano, i problemi sono altri secondo me. Bene, poi ognuno ha la propria. I problemi sono altri. La vedo come te. Anzi, i problemi sono altri, devi solo sfogarti e dare il massimo di te stesso. E fare carriera e far divertire la gente è per te stesso, perché la tua carriera è per te stesso. Io penso così. Ti devo interrompere, Pasquale, perdonami, perché siamo, come sempre, quando iniziamo a parlare non ci fermiamo. La vivacità della trasmissione non ci ha permesso. Stai recuperando, Pasquale. Sto recuperando. Purtroppo abbiamo fatto slittare le attesissime pagelle di Domenico Zappella. Possiamo anche vedere. Invece no, perché è un rito, anche un rito andarle a vedere le pagelle, le rivedremo subito dopo la pubblicità.
Eccolo qui, lo abbiamo atteso per 4 mesi, finalmente questa attesa è finita, la partita con il Trapani sancirà il ritorno di Gigi Castaldo ufficialmente in campionato con la maglia dell'Avellino. Pasquale, mentre guardavamo le immagini che si commentavano da sole, facevano capire quanto è pesata l'assenza di Castaldo finora. Beh, la prima cosa gli faccio i migliori in bocca al lupo perché se lo merita, è incappato in una situazione che semmai è stato anche sfortunato, sappiamo, non stiamo qui. E poi Gigi è importantissimo per questa città, per questa squadra, e veramente gli auguro le migliori fortune da Trapani in poi, perché ci può dare una grossa mano a questa squadra. È uno che ti spacca le difese, è uno che ti darà una mano alla squadra, perché sicuramente fa respirare anche il centrocampo e la difesa, perché è uno che si trascina le difese avversarie. Ti ripeto, mi fa piacere per Gigi e spero che con questa sua entrata riesca già a fare gol, così completa di tutti i 4 mesi di sofferenza che ha passato. Con un gol così gli passa tutto e può portare l'Avellino ancora dove l'ha sempre portata, insieme a tutti i componenti. Sicuramente è un grosso giocatore. Però ti ripeto, non togliendo nulla agli altri, perché abbiamo già detto io a te prima che l'Avellino è il secondo miglior attacco e c'ha dei giocatori davanti che sono veramente bravi. E lui gli darà ancora di più all'Avellino un grosso apporto. Beh, di sicuro questa clip realizzata come sempre da Emanuele Angheloni in regia a me mi ha fatto passare completamente la malinconia, mi è tornato il buon umore, non so te Pasqualini. Sì, sicuramente Castaldo fa la differenza nell'Avellino, non sono io a dirlo, sono i numeri, sono quello che abbiamo visto adesso nella clip. Naturalmente non bisogna dire arriva Castaldo, i problemi dell'Avellino sono risolti. Non sarà sicuramente così. Castaldo è un giocatore che può dare molto dal punto di vista del carattere, l'entrata di Castaldo in campo potrà dare molto alla squadra da sotto questo punto di vista, l'ha detto anche Tesser ne ha parlato sin dalla prima giornata della sconfitta di Salerno, secondo me un'altra di Salerno, sì, un po'. Sicuramente lui deve trovare anche continuità, non è che sì, però forse in forma fisica sembra che già si è allenato bene, però sta aspettando questo gioco. L'ultima partita è diverso, perché non giocare per 4-5 mesi, anche se lui è forte e bravo, lo dirà anche lui, non è che possiamo pretendere, magari ce la curiamo, certo. Però il ritmo partita è importante. Diciamo che sono la partita amichevole è una cosa. Normalmente sono 3 mesi perché poi sono c'è stata la deroga durante però le tu sai, amichevole. La partita amichevole è una cosa, certo, la certo. Partita vera certo. È diversa, i stimoli sono diversi. Io penso che piano piano poi lui poi si è allenato sempre sicuramente da grosso professionista, farà fatica di meno di quello che dovrebbe fare fatica. Pasqualino. Stavi finendo un discorso che avevo iniziato anche io sabato, cioè dicendo non ci aspettiamo adesso, per quanto Castaldo può essere Castaldo, non è il messia che arriva e risolve improvvisamente con un colpo alla Castaldo tutti i problemi. Senz'altro, dal punto di vista tecnico Castaldo può tenere palle in attacco, può far salire la squadra, può tenere a apprensione la retroguardia avversaria. Abbiamo i due attaccanti che fino adesso sono stati titolari, che sono nei primi 5 cannonieri, solo l'Avellino ce l'ha, Mukulu e Trotta, 6 reti, 3 gol di Roberto Insigne. Castaldo, ripeto, servirà più per dare forza a chi adesso manca dal punto di vista psicologico. Sicuramente spero e glielo auguro che farà anche i gol che poi servono all'Avellino per andare avanti da adesso in poi. Sicuramente Castaldo può dare quella cattiveria di cui parlavamo prima. Sì, sono d'accordo con lui, sì, perché lo spogliatoio è un importante, c'è una grossa personalità, Gigi c'è una grossa personalità, sicuramente si trascinerà anche quei ragazzi che io non so, quelli che avete detto voi a livello psicologico, secondo me e uno si trascinerà sicuramente tutto l'ambiente e tutto lo spogliatoio. Anche se ha continuato a farlo in questo periodo, però vederlo in campo, perché l'abbiamo visto dappertutto, insomma, sempre insieme alla squadra, sempre lì, è sempre già, pronto. Già in ritiro con la squadra, sì, è sempre pronto, però in campo è molto importante. Io però ho un altro punto interrogativo su Castaldo, da un punto di vista tecnico, Pasquale, perché ne ho già discusso qualche settimana fa, al di là ora della partita a Trapani
dove secondo me Castaldo giocherà a fianco di Trotta, vista l'indisponibilità di Mokulu e con Tavano che non è ancora al 100%. Però quando Tavano rientrerà al 100%, quando avremo anche Mokulu al 100%, Castaldo, dove lo metti? Potresti eventualmente metterlo in posizione di trequartista? Secondo me io, allora, il miglior Tavano che ho visto ha avuto sempre Maccarone vicino, all'Empoli, giocava vicino a Maccarone. Il miglior Tavano che io ho sempre visto è che è un grosso giocatore, qui non stiamo a discutere un grosso giocatore, un grosso talento. Poi bisogna vedere con l'età, può anche darsi che può fare il 4-3-1-2, può stare anche dietro a tutte e due. Perché un grosso giocatore, io sono del parere che un grosso calciatore può fare qualsiasi ruolo, interpreta qualsiasi ruolo, può adattarsi a tutto perché è un grosso giocatore. Un giocatore che è sempre sulla sufficienza dal 6, allora fa il suo ruolo, però un grosso giocatore per me, ne parlavo proprio ieri con un calciatore che dice, mister, ma io stavo giocando fuori ruolo. Io dico, senti, che un giocatore come te non può dire queste cose, perché un giocatore forte non è detto che gioca sempre fuori ruolo, perché deve dare anche il suo essere bravo, perché Castaldo e Trotta sono due ottimi giocatori, Tavano è il giocatore che gioca sempre in Serie A, secondo me lo può fare, se no il miglior Tavano l'ho visto con Maccarone vicino, questo sicuramente l'ho visto all'epoca dell'Empoli, sempre con Maccarone e Tavano, questo sicuramente, poi penso che lo può fare anche con Tavano, con Trotta e Castaldo, poi sta a loro, sicuramente l'allenatore li conosce meglio, tastare il polso e sapere, ne parla con loro e loro sicuramente sapranno il da farsi in mezzo al campo. Le abbiamo fatte slittare purtroppo a quest'ora le pagelle di Domenico Zappella, che assumono in questo contesto in cui parliamo di Castaldo, sono, cara Sara, le ultime pagelle senza il famosissimo Castaldo. Sicuramente si è esercitato finora a dirlo, poi da lunedì prossimo vediamo quelle di Avellino Perugia. Tali 5,5 in operoso per tutto il primo tempo, nella ripresa anche lui si fa coinvolgere dalla mediocrità e difetta in occasione del secondo gol. Mica 4,5, disastroso, parte male, poi si riprende, ma nella ripresa è da censura. Non riesce mai a difendere, dalle sue parti si aprono autostrade a quattro corsie. Jidai 6, adattato da centrale difensivo non dispiace, anzi tiene bene, poi nella ripresa torna nel suo ruolo naturale, grintoso e combattivo. Chiosa 5,5, senza Ardemani sembra avere vita facile su Di Carmine, ma nella ripresa gli sfugge sull'occasione del primo gol, non è certamente il Chiosa dello scorso anno. Visconti 5, spinge sulla corsia ma difetta come sempre in fase arretrata, quando Tessera lo mette al centro son dolori come la mano sinistra fratturata che lo terrà fermo per un po'. D'Angelo 6, il capitano ritrova la maglia da titolare, parte bene, contiene, si vede anche in fase avanzata, esce per infortunio nel miglior momento dei lupi. Arini 6, il capitano ci mette grinta e anche esperienza, prova a salvare la baracca ma nella ripresa non ci riesce, non di certo per colpa sua, salterà Trapani per squalifica. Gavazzi 6, parte in sordina ma poi pisca quell'eurogol che illude tutti, cala vistosamente nella ripresa ma la sufficienza è d'obbligo dopo quel gran gol. Insigne 5, impalpabile, non gli riesce mai una giocata, anche nel primo tempo è tra i peggiori, avrà sentito forse la pressione da ex. Trotta 5,5, sforna un cioccolatino a Mokulu dimostrando di essere altruista ma poi
invece torna a fare l'egoista e rallenta spesso l'ultimo passaggio, oltre a vedere poco la porta. Mokulu 6, una sufficienza per la mole di gioco e per la cattiveria che come sempre lo contraddistingue. È vero, si divora un gol, ma è l'unico a far salire la squadra e non mollare mai. Bastien 5, chi l'ha visto prende il posto di D'Angelo, ma non si vede proprio mai, netta involuzione. Giron 5,5, né carne né pesce, non spinge né difende. Tavano 6, entra in maniera convinta, si fa anche apprezzare per due conclusioni. Bentornato Ciccio, non vediamo l'ora di vederti in tandem con Castaldo. Queste dunque le pagelle di Domenico Zappella. Pasqualino, proiettiamoci già in vista della partita con il Trapani. Alla luce di questa prestazione, al di là del buon primo tempo, c'è qualcosa da salvare in vista della trasferta di Napoli, alla luce anche delle tantissime defezioni, perché delle pagelle che abbiamo visto adesso, quasi metà di quelle che abbiamo visto a Trapani non ci saranno. Da salvare c'è, non c'è, ci deve essere, non c'è, ci deve essere la voglia di riscatto. L'Avellino può partire solo da questo. Adesso un calendario che, anche se in Serie B non si può dire, è abbordabile. Con la Pro Vercelli dopo, poi ci sarà Como, insomma sono tutte partite alla portata dell'Avellino. Se non sono queste le partite alla portata dell'Avellino, a Natale sapremo davvero quale sarà il futuro della squadra. Oggi abbiamo scritto su Sport Avellino, sarà paradiso o inferno. Noi, la classifica è brevissima, è cortissima, una vittoria ti può far avvicinare ai playoff, un'altra ti può condannare ai playout. L'Avellino dovrà decidere cosa fare entro Natale. Entro Natale, e con l'ausilio della grafica andiamo a vedere appunto il cammino dell'Avellino fino a Natale, anzi oltre Natale, perché il 27 dicembre ci sarà l'ultima partita di questo girone di andata. Appunto abbiamo il Trapani fuori casa, poi abbiamo queste due gare assolutamente da vincere al Partenio Lombardi nel giro di pochissimi giorni, perché lo ricordiamo si giocherà l'8 dicembre, martedì infrasettimanale, contro la Pro Vercelli, il sabato successivo contro il Lanciano, sempre al Partenio Lombardi, poi la trasferta a Como, la partita in casa con Lentella anticipata al 22 dicembre alle ore 20:30 e poi chiudiamo fuori casa contro il Cesena. Diciamo che il calendario, almeno sulla carta, è abbastanza abbordabile. Il grande punto interrogativo sono questa situazione infortuni, ed è quello, Pasquale, che chiedevo soprattutto a mister Tesser prima della sfida contro il Perugia, perché il calendario l'avevo visto, me l'ero studiato bene, c'era sulla carta la possibilità di chiudere diciamo a 30 punti. Secondo me questa possibilità, tra virgolette, potrebbe esserci ancora se ritroviamo il vero Avellino, se soprattutto ci sarà quella forza, quella grinta di cui tanti tifosi appunto parlano e invocano nella squadra bianco-verde. Sì, Domenico. È giusto, però va presa una alla volta. Il calendario è un buon calendario, è alla portata sicuramente dell'Avellino anche come squadre, però va presa una alla volta, bisogna farle una alla volta, perché oggi proprio sentivo Cosmi che si lamentava del pareggio fatto sabato, che non aveva giocato un buon calcio il Trapani, e ha detto voglio vedere con l'Avellino, già messo un è po' è stata una partita ieri contro l'Ascoli, ieri contro, è già messo in preallarme un po' il Trapani, perché subito arriva l'Avellino, è già acceso un po' di fuoco, però non devo guardare queste cose, ti ho detto, con un po', risolvendo un po' i problemi che dicevamo all'inizio della trasmissione, bisogna risolvere i problemi infortuni, i problemi che bisogna, troppo non so se riesco a recuperare qualcuno fino a sabato, ce lo auguriamo tutti, e poi con l'innesto di Gigi, mi auguro che prendiamo una alla volta, prendiamo prima Trapani, poi in ogni partita facciamo quell'altra sabato e poi di martedì una alla volta. Però l'Avellino può tirarsi su sicuramente con
con la fame che ha e con quello che si è sempre contraddistinto l'Avellino Calcio con pubblico e società e tutto. Sara, leggiamo gli ultimi messaggi. Rino Matteoli, buonasera a tutti in studio. Sono 15 giorni che non si fa altro che parlare dell'assenza di Castaldo e solo stasera, finalmente, il buon Visconti ha fatto notare che il ritorno del nostro bomber non può fare altro che portare qualche gol fatto in più, ma che il problema reale sta in difesa. Sto invocando l'esonero di mister Tessere della prima giornata di campionato. Non è uomo da Avellino, troppe lamentele ed è privo del carattere giusto. Comunque, se un giorno avremo mai il piacere di poter fare domande a qualche tesserato del nostro Avellino, cosa che oggi non è possibile, chiederei al direttore Di Vito il perché dell'acquisto di Tutino, Nica, Nitriaschi, Napul, Giron e perché hanno venduto Schiavon, e poi aver il piacere di chiedere a Zito il motivo per cui non gioca. Sono convinto che l'era Tessere è alla fine, solo così cominceremo a vedere la forza di questa squadra. Saluto tutti e sempre forza Lupi. Salutiamo Rino Matteoli, abbiamo in parte già risposto a tutte queste sollecitazioni. Andiamo avanti, Sara, con Michele Mercadante. Messaggi, sì. Formazione anti-Trapani, Frattali, Trianschi, Chiosa centrali, Petrucciolo a destra, Giron a sinistra, Gidai, D'Angelo, Gavazzi, Bastien, Castaldo, Trotta. Se dovesse recuperare uno tra Re e Ligi, ma non credo, spazio in difesa ad uno dei due con Chiosa, dirottando Nitriaschi a destra al posto di Petrucciolo. Diciamo che gioco forza. Io su questa formazione ho qualche dubbio, soprattutto sull'inserimento di Nitriaschi, perché per come Tessera ha fatto intendere, Nitriaschi è completamente nel dimenticatoio. A questo punto ci sono più possibilità di vedere Petrucciolo che Nitriaschi. Il nostro tifoso lo vedrebbe addirittura come centrale. Secondo me, vedendo l'esperimento di Gidai, confermerà Gidai al centro della difesa, con Petrucciolo a destra e gioco forza Giron a sinistra. Perché? Perché automaticamente con la squalifica di Arini devi andare a sostituire anche un altro uomo in mezzo al campo, e quindi a questo punto ti ritrovi con D'Angelo, Gavazzi e Zito, scelte secondo me abbastanza obbligate, trequartista Bastien e poi davanti Castaldo Trotta. Diciamo che la formazione questa volta non è che la facciamo noi, ma la fa veramente l'emergenza. Proseguendo, è arrivato il momento di, abbiamo visto attraverso il nostro Michele Mercadante, secondo lui quale può essere la formazione anti-Trapani. Andiamo a conoscere meglio invece il Trapani nella nostra rubrica In Bocca al Lupo. Dopo la sconfitta casalinga contro il Perugia, l'Avellino nel prossimo turno sarà impegnato sul campo del Trapani. La truppa di Cosmi, dopo un'ottima partenza nelle ultime giornate, è un po' rallentato, rimanendo però sempre a ridosso della zona playoff, e nell'ultimo turno ha rimediato un punto pareggiando 0-0 ad Ascoli. Zero come le emozioni del primo tempo, lunga fase di studio con i portieri Svekauskas e Nicolas mai impegnati seriamente. Si è visto qualcosa di più nella ripresa. Al 54esimo Ascoli ha un passo dal vantaggio, cross di Almici, ma il colpo di testa di Cacci si stampa sul palo, complice la decisiva deviazione di Nicolas. Il Trapani ha risposto con la conclusione di Nadarevic, che si è spenta sul fondo, troppo poco per sperare il colpo grosso. Terze Cosmi per la gara contro i Lupi deve fare ancora meno di Barilà, Ciaramitaro e Torregrossa infortunati, e dovrebbe schierare i suoi con Nicolas tra i pali, Fazio, Perticone, Scognamiglio e Rizzato in difesa, Eramo, Scozzarella e Raffaello a centrocampo, Coronado alle spalle del tandem d'attacco Citro e Nadarevic. Dal canto suo l'Avellino deve fare i conti con le tante assenze tra infortuni e squalifiche. Squadra da reinventare per testare in ogni reparto. L'unica nota lieta è rappresentata dal ritorno dopo 4 mesi di squalifica di Gigi Castaldo. La speranza è che con il suo carisma possa aiutare l'Avellino a risollevarsi. Questo dunque il Trapani, come abbiamo detto anche prima nel posticipo di ieri sera contro l'Ascoli, davvero una brutta partita, uno scialbo 0-0, Pasquale, ma non c'è comunque da fidarsi di questo Trapani con Cosmi in banchina. No, però noi abbiamo da sempre, se non mi sbaglio,
una buona, sempre delle buone prestazioni col Trapani, abbiamo fatto sempre grosse prestazioni anche in Lega Pro, anche se non mi sbaglio, soprattutto contro Boscaglia. Sì, infatti, abbiamo avuto sempre, abbiamo però sempre... l'anno scorso è meglio che non la ricordiamo, non l'abbiamo vista. L'anno scorso abbiamo fatto in casa, l'ho vista io, sì, in casa, uno, no? Sì, ma in trasferta la vigilia di Natale 4. 1-4. Sì, fu una partita un po' particolare, sì, 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 però in casa l'ho vista, facemmo 1-1, che poi pareggiava al 96-97. Sì. Sì, fu la partita che poi ci permise comunque di fare anche di qualificarci. Sì, 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 col punto, sì, sì, sì. Sì, ti ripeto, Cosby l'ho sentito, ho letto un po' i giornali, vedendo i giornali anche tutto Mercatovebbi si lamentava un po' di questa partita a Scialbo, partita brutta, e lui parlava di questo punto, diciamo, portato a casa con una partita bruttissima, e voleva vedere, scriveva proprio contro l'Avellino, in che stato era il Trapani. Perché il Trapani neanche stava vivendo un buon momento ultimamente, sì. tranne negli ultimi risultati. Speriamo che, a parte che sperare è una parola che io dico che bisogna crederci nelle cose. Credere perché l'Avellino ha una buona squadra e adesso non bisogna guardare più. Quando va in campo chi gioca gioca, perché ogni infortunato, no? Chi gioca gioca deve dare il massimo, deve fare l'impossibile per portare a casa un risultato importante e positivo, sia per la classifica sia per il morale di tutto l'ambiente. Poi la formazione sicuramente la deciderà l'allenatore, i giocatori che saranno a disposizione, è una rosa fatta apposta perché ci sono questi determinati giocatori e bisogna dare il massimo è entrare in campo e dare sempre, sudare la maglia e dare se stessi per portare a casa, ti ripeto, un risultato importante. Ecco, io ho la sensazione, Pasqualino, che il Trapani almeno sulla carta è una squadra che rispetto al passato si è indebolita, però nonostante questo appunto è riuscita almeno per il momento a fare dei punti importanti, proprio perché secondo me c'è un allenatore che dà una carica pazzesca quale SS Cosmi. Oltre a questo poi ci sono anche calciatori che tecnicamente sono dotati, che in questa Serie B possono fare la differenza, vedi Nadarevic e soprattutto l'esplosione quest'anno di Citro. Sì, sicuramente Cosmi fa la differenza per questo Trapani. Ecco, se Marcianis, giocatore di Lega Pro, di regionale. Il Messi sì, di Fisciano. Un giocatore, sì, appunto, con giocatori come Citro che vogliono fare bene, vogliono usare Trapani magari come una vetrina. Cosmi gli dà l'opportunità, giocano bene, il mister ha detto bene, Cosmi sa bene che l'Avellino è in difficoltà e vorrà azzannarlo subito, il lupo azzannarlo. Speriamo che sia il contrario. Ecco, io volevo tornare, ovviamente siamo ormai in chiusura di trasmissione, a una delle poche note diete che c'è stata sabato al Partenio Lombardi, perché già prima del match, durante i nostri telegiornali, avevamo commentato di questa iniziativa con oltre 400 ragazzi della scuola media Solimena che hanno affollato gli spalti della tribuna Terminio sabato pomeriggio per cercare di spingere i lupi alla vittoria. Non è arrivato il risultato sul campo, è arrivato invece il risultato sugli spalti, anche perché ci hanno inviato delle foto. Ovviamente noi eravamo in tribuna stampa, non potevamo leggere quello che c'era scritto sotto di noi. Vediamo appunto questo striscione: tempo da lupi, scuola Solimena presente, e sotto lo striscione ci sono ben 400 ragazzi della scuola media. Qui vediamo la preside che abbiamo intervistato e, come promesso, ha donato questa targa al presidente dell'US Avellino Walter Taccone. È stata una bellissima iniziativa. Ecco, appunto, vediamo i ragazzi presenti allo stadio Partenio Lombardi. Speriamo ovviamente che di queste iniziative ce ne possono essere nel futuro anche altre per gli altri match interni dell'Avellino. Portare soprattutto i ragazzi, le famiglie allo stadio è sempre un aspetto positivo che giustamente va sottolineato. Abbiamo parlato di tanti aspetti tecnici, tattici, ma quello che veramente fa la differenza è l'entusiasmo di questi ragazzi, l'entusiasmo anche dei genitori che accompagnano i propri figli allo stadio. Sono queste le scene che fanno bene al calcio e che vogliamo giustamente sottolineare.
Perfetto, siamo davvero in conclusione, non c'è altro Sara che andare avanti con il sorteggio. 5 sono stati i tifosi che hanno pronosticato e indovinato la sconfitta interna dell'Avellino per 2-1. Sara va di frettissima, già ha preso il primo nome, che è Cristina Matarazzo. Bene, una donna, Cristina Matarazzo, va bene, puoi andare con il secondo. Cristian Ferrara. Cristina e Cristian Ferrara. Domenico, ricordiamo un po' cosa devono fare. Debbono, come sempre, inviare i dati anagrafici, nome, cognome, luogo e data di nascita al recapito telefonico alla nostra mail redazione sportiva @primatv.it. Cristina e Cristian hanno indovinato, questa sera invece noi in studio avevamo Pasquale, Pasquale e Pasqualino. Pasqualino è il nome di battesimo. Cioè, senso, non è detto che non ci sia. Potrei ricordare una cosa importante, se me lo permettete, che io l'ho avuto anche come allenatore. Oggi è l'anniversario del grande capitano Adriano Lombardi, il mister Lombardi, e lo voglio ricordare perché era una grande bandiera dell'Avellino Calcio, solo quello, l'anniversario della morte del mister Lombardi. È stato il mio allenatore e lo faccio volentieri. Pasquale, ovviamente noi non avevamo dimenticato questo particolare. Sappiamo, ricordiamo tutti che il 30 novembre purtroppo è la data in cui ci ha lasciato il nostro grande, unico, vero capitano di nome Adriano Lombardi. Sì, sì. L'anno scorso di questi tempi ne abbiamo discusso anche con la moglie, sì, Luciana, ricordo. Sapienza, che ovviamente salutiamo, ci segue sempre. Visto un po' le tematiche di questa sera, abbiamo preferito concentrarci sugli aspetti tecnici, senza dimenticare, sì, sì, ovviamente la memoria, anche perché il capitano va ricordato giustamente tutti i giorni e non solo un giorno all'anno. Io mi associo ovviamente. Io l'ho avuto come allenatore, perciò, grande uomo, una grande persona. Non solo in vita, ma anche durante la malattia l'ha vissuta con grande dignità, appunto, insieme alla moglie Luciana e soprattutto le due figlie, le due gemelline che salutiamo. Come sempre, siamo arrivati in conclusione. Sara, ringraziamo i nostri ospiti. Ringraziamo Pasquale Visconti, preparatore portiere Ischia. Grazie a voi, è stato un piacere. In bocca al lupo, Pasquale. Crepi. È il giornalista Pasqualino Magliaro. E hai sbagliato. Magliaro. Ce l'ha fatta a sbagliare, ce l'hai fatta. Ce l'ha fatta, ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta. Magliaro, scusami. Perfetto, ringraziamo anche Sara per il suo errore in chiusura. Vabbè, ci voleva. No, mi stavo preoccupando, tutto liscio, poi non va bene. Francesco Rinaldi come cameraman, Emanuele Angheloni in regia, grazie come sempre a Domenico Zappella. Grazie ai nostri telespettatori che stasera hanno preferito guardarci e non guardare il posticipo Napoli-Inter. Vogliamo dire come fila, che ci interessa? Non ci interessa. No, solo a te interessa. Sara, guarda che se dici questa cosa in diretta, mi sa che questa è l'ultima puntata di Contatto Sport per fare. Stavi scherzando, vero? Ok. Quindi l'appuntamento con Contatto Sport torna come sempre lunedì prossimo, vi ricordo sempre diretta stadio e studio, sabato dopo la partita con il Trapani. Vi ricordo che il tutto è visibile anche in streaming sul sito www.primatv.it. Siamo davvero in chiusura, forza Lupi, forza Avellino. Yeah.
Contatto Sport, un programma in collaborazione con Meta Edilcom, Metallegno Italia, Soft Technology. Serie B con te.it, il campionato degli italiani.